sono coalizzati contro di te. Insinuano che tu abbia un amante. È il messaggio che Valeria Bartolucci inviò a Manuela Bianchi, ignara che l'amante di cui si parlava fosse proprio suo marito, Luis da Silva. In via del Ciclamino a Rimini, le tensioni, i sospetti e le accuse erano già palpabili prima del 3 ottobre 2023, giorno in cui Pierina Paganelli, pensionata, fu brutalmente assassinata nei garage del condominio. Pierina, suocera di Manuela Bianchi e vicina di casa di Valeria, si confidò con quest'ultima riguardo all'amante della nuora, senza però conoscere l'identità dell'uomo con cui Manuela tradiva suo figlio. Tuttavia sembra che Pierina stesse per scoprirlo presto, considerando le voci sempre più insistenti. Dopo aver letto il messaggio, Manuela si aprì con Valeria, raccontandole dei problemi nel suo matrimonio con Giuliano Saponi durante il ricovero di quest'ultimo in quei giorni. In questo clima sospeso, si ipotizza che ci sia un legame tra gli intricati rapporti che abbiamo delineato e l'omicidio dell'ex infermiera Pierina. Le autorità ritengono che possa esserci una connessione. Questo ha portato a considerare Luis, Manuela e il fratello di quest'ultima, Loris Bianchi, come i principali sospettati. Recentemente la polizia è tornata in via del Ciclamino per effettuare un nuovo sopralluogo nel condominio. L'attenzione degli investigatori della squadra mobile di Rimini si è concentrata sulle telecamere della farmacia San Martino, situata all'interno del complesso residenziale. Durante quest'ultima ispezione è stata misurata la portata visiva delle telecamere, già precedentemente utili per le indagini. Queste stesse telecamere avevano fornito elementi cruciali agli inquirenti in passato. Gli esperti avevano recuperato due video da questi dispositivi. Il primo filmato, diretto verso il garage del condominio, riprendeva la panda rossa di Pierina pochi minuti prima dell'aggressione, precisamente alle 22:08 del 3 ottobre. Il secondo video, orientato in direzione opposta, ha catturato un individuo maschile di circa 180 cm, che si allontanava alle 22:20 con un sacchetto in mano. Era lui l'assassino? Secondo gli inquirenti, potrebbe essere la persona in questione, ma un'immagine più nitida sarebbe necessaria per identificarne il volto. L'autopsia ha rivelato che il colpevole, alto circa 180 cm o poco più, è della stessa statura. Questo fa rimanere Luis, l'amante di Manuela, in cima alla lista dei sospettati. È importante sottolineare che al momento non è sotto indagine. Gli investigatori hanno provato a ricostruire l'immagine dell'individuo usando due manichini, uno di carnagione chiara e l'altro scuro. Da parte sua, Luis non ha consegnato alle autorità la maglietta bianca a maniche corte che indossava la sera del 3 ottobre. In quel tardo pomeriggio, una telecamera lo ha ripreso con quella maglietta, che sostiene ora di aver smarrito. Inoltre, nel video, appariva in movimento rapido, ma il giorno successivo si è presentato in questura soppicante. Luis ha cercato di giustificarsi, spiegando di aver avuto un incidente in motorino, ma l'incidente risale al 2 ottobre. Dopo l'omicidio di Pierina, Luis e Manuela hanno mantenuto il contatto utilizzando il telefono di Loris, fratello di Manuela, l'unico a conoscere la loro relazione clandestina. Anche Loris, quella sera del 3 ottobre, era presente in via del Ciclamino, ospite di sua sorella. Ha dichiarato di essere arrivato da Manuela insieme al loro padre Duilio verso le 18. «Siamo andati a trovare nostra nipote». A quell'ora Manuela non era ancora rientrata, facendo il suo ingresso solamente alle 18:30. Successivamente Loris avrebbe incontrato Luis per sincerarsi delle sue condizioni dopo l'incidente del giorno precedente. Questo incontro sembra essere avvenuto nell'appartamento della sorella. Luis sarebbe partito intorno alle 19, ma alle 19:09 Loris ha inviato dei messaggi a Luis riguardanti pezzi di ricambio per la moto. Messaggi che, dalle informazioni ottenute, sembrano essere criptici. Dove si trovava esattamente Luis in quel momento? La moglie sostiene che sia rientrato a casa alle 19:30, lasciando un buco di mezz'ora. Valerio ha aggiunto che da quel momento lei e il marito hanno guardato un film in TV fino alle 22, quando è andata a dormire in camera. Luis, invece, sarebbe rimasto sul divano del salotto a guardare la TV,
fornendo così un alibi al marito. Tuttavia, durante la trasmissione Mattino 5, è emerso un nuovo testimone che afferma che Loris sia arrivato a casa della sorella solo alle 19:30, un'ora e mezza più tardi. Ma qual è la verità? Inoltre, Loris è rimasto effettivamente lì fino alle 23, come afferma? Ha fornito delle foto scattate dalla sorella che lo ritraggono disteso sul pavimento con le braccia aperte, apparentemente mentre giocava con il cane, ma nell'immagine l'animale non è visibile. Questo dato preoccupante è accentuato dal fatto che la mattina successiva la povera Pierina è stata ritrovata senza vita nella stessa posizione. È solo una coincidenza? Nel frattempo Valeria continua a difendere il marito, sostenendo: è una vita che si concentrano su Luis, ma se la Piera dava fastidio a qualcuno, di certo non dava fastidio a lui. Per quanto riguarda il filmato, quello in cui si vede una sagoma che somiglia al senegalese, è una ripresa di un altro giorno. È stata montata ad arte. La polizia scientifica è stata in casa nostra per 14 ore. Se avessimo avuto qualcosa da nascondere, non avremmo detto agli agenti di accomodarsi e di fare tutte le verifiche che ritenevano opportune. Accuse gravi e insensate. Come avrebbero potuto lei e il marito ostacolare le indagini della polizia? Inoltre molti si interrogano su un altro punto. La donna ha davvero raccontato tutta la verità riguardo a quella sera? È stata interrogata per diverse ore dagli investigatori, così come le altre persone coinvolte nel caso. È solo questione di tempo prima che qualcuno cada sotto la pressione.